Allora, riprendiamo il nostro corale che avevamo interrotto in realtà dopo poche battute. Siamo ancora nella prima semifrase. Quello che abbiamo visto l'altra volta è stato come armonizzare il basso sostanzialmente fino alla prima cadenza, vale a dire. E qui ci eravamo fermati. Adesso riprendiamo. Questo è la tipica modello di così dire, domanda e risposta. La prima parte della semifrase va verso l'alto e poi invece scende di nuovo per fermarsi sulla tonica. E cosa succede? Quindi noi siamo arrivati al si bemolle, che in termini moderni la quarta della tonalità di Fa in cui è scritto questo corale e adesso si riprende a scendere, il canto riprende a scendere. Cosa succede invece nel basso? Nel basso si riparte con la tonica, Fa, ripetuto, naturalmente l'armonizzazione non cambia, e poi c'è il primo salto, Fa, Do, quindi una quarta verso il basso. Sappiamo già che le quarte e le quinte hanno una nota in comune e quindi qui si sposterà la mano rimarrà ferma e si sposteranno le altre due note dell'armonizzazione. Il canto ci suggerisce di armonizzare questo Fa con l'ottava, la terza e la quinta, questo lo sappiamo, ma in posizione di terza, vale a dire che la nota superiore è il La, come appunto vediamo nel canto del corale. Il che significa che quando passeremo al Do, ovviamente rimarrà come nota comune il Do, dell'accordo sulla tonica e di conseguenza noi sposteremo il La sul Sol e il Fa sul Mi. Ed è esattamente quello che succede nel canto La, La, Sol. Adesso cosa succede nel basso? Abbiamo un Re, quindi dal Do ci spostiamo di un grado ascendente, nessuna nota in comune e armonizzazione per moto contrario. Quindi noi abbiamo il nostro Do in posizione di quinta, vale a dire col Sol in alto, e quando andiamo a prendere il nostro Re, non essendoci nessuna nota in comune, noi dovremo trovare nostra terza, quarta, scusate, terza, quinta e ottava nella posizione inferiore più vicina a quella che abbiamo. Visto che siamo in un sostanzialmente dobbiamo utilizzare Re, Fa e La e noi siamo su come nota più alta sul Sol, è chiaro che scenderemo. E quindi dal Do Mi Sol che armonizza il Do arriveremo al La Re Fa che armonizza il Re. Succede adesso? Dal Re si passa al Si bemolle nel basso, quindi salto di terza,
quindi di fatto due note comuni, mano ferma che cambia solo la nota non comune fra le due armonie. Qui siamo su La, Re, Fa, quindi rispondo La, Re in posizione di terza. La nota che deve cambiare è il La, visto che Re e Fa appartengono anche a terza, quinta, ottava del Si bemolle, e quindi semplicemente il La diventerà Si bemolle. Di nuovo dal Si bemolle abbiamo nel basso un grave congiunto, stavolta ascendente, Si, Do, il che significa che noi dovremo continuare a discendere nell'armonizzazione della mano destra. Non essendoci qui nessuna nota comune, di nuovo io mi trovo con la voce più alta, il Fa, perché in questo caso sono arrivato in posizione di quinta ad armonizzare Si bemolle, il che significa che adesso guardo cosa c'è immediatamente sotto nelle tre note che armonizzano il mio Do, cioè Do, Mi, Sol. Sotto c'è il Mi e quindi la posizione sarà questa volta posizione di terza. E finalmente si arriva alla tipica cadenza. Dal Do salto di quinta verso il basso sul Fa. E naturalmente questo significa che ci sarà una nota comune, in questo caso appunto il Do, le altre dovranno cambiare, il Sol passa al La e il Mi passa al Fa. Quindi, così noi ci ritroviamo sostanzialmente con le note superiori della nostra armonizzazione che ricalcano perfettamente il canto del corale. A questo punto la nostra semifrase verrà armonizzata sostanzialmente così. Tutta questa armonia, come abbiamo visto, non porta numeri, quindi viene gestita con terza, quinta e ottava.